E qui con noi Chiara Castellani. Sei in Congo da molti anni. Quali progetti si sono realizzati e quali sviluppi avranno nel piccolo villaggio di Kimbau? Sì, sono in Congo da 23 anni ormai e si è realizzato un grandissimo progetto che è stato un sogno che sembrava irrealizzabile fino agli inizi del 2013, che è quello della centrale idroelettrica che doveva dare e dà finalmente luce e acqua non solo all'ospedale, che questo si era realizzato nel 2006-2007, ma poi proprio a causa della mancanza di carico e delle continue panne, dei fulmini, sembrava un sogno che non, proprio sospesa a un filo, la lampadina sospesa a un filo di ragnatela, dicevo. Invece, grazie adesso finalmente a un impegno da parte del governo che ha risposto, grazie al nuovo ministro che sembra, speriamo bene, una brava persona, si è riusciti a realizzare quelli che sono gli accordi che avevamo firmato dal 1999. Secondo i quali l'AIFO, la diocesi e tutti gli amici che ci hanno aiutato dovevano garantire luce e acqua soltanto all'ospedale, ma il prolungamento verso i villaggi, il prolungamento verso le scuole, la missione, adesso c'è anche l'università agraria e forse vedremo, ci saranno anche ben presto altre cose, tutta questa estensione doveva dipendere esclusivamente dal governo. E per mantenere la promessa dal 99 fino al 2013, ma perché il nuovo ministro ha voluto fare attenzione a questa promessa. In questo devo dire ha giocato anche un mio carissimo amico, l'ingegnere Matievich, che io ho chiamato zio tanti anni, da quando sono bambina, perché è una persona molto più anziana di me, sicuramente è nato nel 25, ma una di quelle persone che continuano ad attaccarsi al sogno finché non le realizzano, in questo siamo molto simili, ed è riuscito attraverso, trovando a un certo punto su internet i contatti giusti. Lui, in un periodo che era in clinica, ha fratturato entrambi i femori e in piena riabilitazione, si è dedicato anche a questo lavoro di cercare di creare contatti su internet e siamo riusciti quasi miracolosamente all'inizio del 2013 a realizzare il progetto della lampadina. L'associazione PeaceLink, telematica per la pace con sede a Taranto, ha organizzato importanti iniziative per Kimbau. Quali ricadute concrete e quale seguito hanno avuto? Soprattutto è stato importante il ruolo di PeaceLink per aprirmi sui canali della comunicazione, perché quando prima di entrare in contatto con Alessandro io mi limitavo alle lettere sulla mia Olivetti che mio padre fotocopiava e spediva, però i tempi erano lunghissimi e la comunicazione, pur riuscendo, grazie proprio alla passione che mio padre aveva per questo voler tenere informati tutti gli amici, a parte che la cerchia degli amici era molto ridotta rispetto ad adesso, ma c'erano ritardi enormi nella corrispondenza e io ho dovuto dire sicuramente il dottor Richard non sarebbe morto se avessimo già avuto allora una connessione internet. E sicuramente la guerra di Kenge non avrebbe ucciso più di 300 persone se ci fosse stata la comunicazione internet. È importante che quando vi sono tragedie, speranze, sogni realizzati e sogni che sembrano infranti, ma i sogni non sono mai infranti, sono posticipati, è importante che ci sia la possibilità di fare, di mediatizzarli, ma anche se questo è soltanto il nostro piccolo gruppo. E Alessandro, PeaceLink, con il loro impegno, soprattutto per vincere il Digital Divide, mi hanno prima orientato sulla radio vicetrasmittente che permetteva di inviare quasi come un pacco postale i messaggi internet. Poi è stato nel 2007 siamo riusciti ad installare l'antenna, che in questo momento ha dei problemi di funzionamento, questa è un po' una sfida, vedere se si può trovare qualcuno che aiuta magari Massimo Cimicchi, che adesso è disoccupato qui in Italia, ma ci aveva fatto riparare l'antenna la prima volta, o un Antonio Campanaro, che è quello che ci aveva installato l'antenna nel 2007.
se si riuscisse a riattivare il sistema internet, perché poter comunicare significa poi poter fare una solidarietà, poter aprire un orizzonte molto più vasto utilizzando i mezzi dell'informatica, il mezzo digitale, ma soprattutto il mezzo dell'internet nel senso il più positivo possibile. Facebook diventa una maniera di fare una vetrina aperta su Kimbao e anche sulla diocesi di Kenge e avvisare se ci sono problemi, avvisare se ci sono urgenze o avvisare semplicemente, come ho fatto recentemente, che sono in Italia, del programma che ho qui in Italia di visite. Domani vado a Torino, dopodomani sarò al Cernic, il 3 sono a San Marco. Ecco, se non ci fosse la possibilità di pubblicare, e devo dire, io ero sicuramente non computerizzata, non informatizzata. Il brevissimo periodo, meno di un anno che ho lavorato con l'OMS, avevo imparato a utilizzare il computer, ma non avevo mai imparato l'importanza del computer per aprirsi a un mondo molto più vasto e permettere anche a chi è con me di aprirsi a un mondo più vasto, perché quando avevamo internet a Kimbao tutti avevano l'indirizzo internet e tutti utilizzavano internet, e tutti i miei amici africani hanno un indirizzo anche su Facebook oltre che su internet. Dunque, in questo momento abbiamo due nuovi sogni. Uno è quello di far funzionare la scuola infermieri di Kimbao e probabilmente anche aumentarla come livello. Abbiamo cominciato delle costruzioni che non siamo riusciti a finire, non perché i soldi erano insufficienti, ma perché abbiamo voluto farle più grandi di quello che era previsto inizialmente. E allora ovviamente il tetto non è completo, non abbiamo finito di pagare gli operai, ma poi soprattutto vorremmo continuare ad aiutare e a pagare le borse di studio per i ragazzi, per permettere a questi ragazzi di diventare un giorno infermieri. Poi c'è l'Università Agraria di Kimbao, in cui abbiamo iniziato a fare anche delle coltivazioni sperimentali sull'artemisia annua, sul moringa, che potrebbe avere un impatto molto notevole anche sullo stato di salute della popolazione, perché l'artemisia è la pianta base per i trattamenti antimalarici più moderni, per una pianta che esiste da più di 2000 anni, è conosciuta in Cina e utilizzata come trattamento della malaria in Cina. E quello che è meraviglioso è che da noi cresce meglio ancora che in Cina, come cresce anche nel sud Italia, nel Salento. Ed è una coltivazione che può avere un futuro e potrebbe darci un futuro, però anche lì è importante che ci sia comunicazione, che la comunicazione aumenti, e poi se qualcuno di Peaceling può darci una mano per trovare una persona, pagare magari il biglietto, e poi io sono sicura che se gli pagassimo il biglietto Massimo Cinuti verrebbe per reinstallare internet, o anche Antonio Campanaro, questi amici che mi hanno aiutato al suo tempo, magari anche qualche amico di Peacelink che è capace di trovare un segnale che ci siamo persi a partire dall'antenna internet. Chiara Castellani, un messaggio di pace alle nuove generazioni. Sì, io penso che sia molto importante in questo momento capire che si devono intraprendere a livello mondiale strategie basate sul perdono e sulla non violenza. La non violenza è senza dubbio la strategia più rivoluzionaria e più potente che si possa portare avanti da un punto di vista della ricerca non solo della pace, ma anche della ricerca di una costruzione migliore per l'umanità. Chi ha praticato la non violenza ha sofferto grandi violenze. La non violenza è tutt'altro che passiva, è un atteggiamento attivo, non è un atteggiamento di porgere l'altra guancia, ma è un atteggiamento anche però che comunque espone e crea vittime, ma crea vittime che riescano ad insegnare e a seminare le radici di perdono che danno un altro sviluppo
a tutti i conflitti, a tutti. Se si riuscisse anche adesso in Congo, ieri in Repubblica Democratica del Congo sono successe nuovamente delle violenze e sono successe nella capitale dopo che l'esercito e soprattutto il governo si è riempito la bocca del presunto successo contro le truppe ribelli e aveva detto stop alle trattative di pace dicendo abbiamo vinto in campo militare, non c'è più bisogno di trattative di pace. Ora i fatti stanno dimostrando il contrario, però devo dire, forse sono stata a Cassandra, ma io me l'aspettavo, perché quando si decide che l'opzione militare e non l'opzione del dialogo è l'opzione della violenza e non l'opzione della non violenza, del perdono, che si impongono, non ci si può aspettare una pace dura.